resteranno chiusi per un bel po' di tempo. Stamattina pensavo al valore dei tuoi insegnamenti e a quanto siano efficaci. Notavo che se chiudo gli occhi e lascio vagare la mia mente, lei passa da un pensiero a un altro. Posso avere 10 pensieri diversi in 60 secondi. Se anche il mio corpo fosse scoordinato e incontrollato come la mia mente, non riuscirei nemmeno ad attraversare la strada. E ciò che tu insegni è restare concentrati sul momento presente. Molti sono affascinati dall'idea di poter controllare la mente ed esercitano tecniche volte a questo scopo, ma io dico loro, la mente non si può controllare, non ha un timone, non esiste alcuno strumento che permetta di controllarla. Non mettetevi in testa questa idea, perché allora sarebbe la mente che comincerebbe a dirvi, dovresti controllarmi, provaci. No, c'è un'altra maniera ed è quella di sentire. Sentire la passione, sentire l'amore, sentire ciò che ti porta alla conoscenza di sé, perché è proprio in questo che consiste la conoscenza di se stessi. È il ponte che ti porta dentro te stesso e ti permette di sentire, non di pensare, ma di sentire. Perché di fronte all'esperienza diretta, ragionamenti e pensieri cedono il campo, ci arrendono. Di nuovo, questa è la differenza tra ragione e sentimento. Tra ragione e sentimento. Hai cominciato il tuo insegnamento in India. Cosa ti ha fatto pensare, visto che eri così giovane, di essere in grado di impartire la conoscenza? Io ho un dono. Mi è stato fatto un dono. Sono molto grato per questo. Ma è innegabile che ce l'ho. È questo dono che mi permette di entrare in contatto con questa realtà e di riuscire anche ad esprimerla. Non tutti sanno dipingere, ma questo non significa che non sentano l'ispirazione, solo che non sanno esprimerla, non sanno trasferirla sulla tela. Io ho il dono di saper trasferire l'ispirazione sulla tela, so dipingere. Dipingo con le parole, con la mia espressività, con i sentimenti. Come mai, secondo te, la maggior parte delle tradizioni relative alla ricerca interiore provengono dall'India? Penso che dappertutto la gente sia alla ricerca di qualcosa. Ma la ricerca non è sempre così ben definita. In India ci sono molte più definizioni relative alla ricerca. Questo è il significato, dovrebbe avvenire in questo modo, dovrebbe cominciare così. Ma sotto sotto, tutti siamo alla ricerca di qualcosa. La ricerca nasce dal cuore. Noi cerchiamo. Cerchiamo la beatitudine, cerchiamo la verità. Cerchiamo la bellezza. Appena cominciamo ad avere la percezione che tutto questo esiste, appena in qualche modo... Certo, questo può sembrare un po' misterioso, ma è quando qualcosa comincia ad agitarsi dentro, quando il cuore comincia a chiedere, che la ricerca ha inizio. Hai usato la parola beatitudine. È una parola molto interessante. Cosa significa per te? Per me, beatitudine... è lo stesso di felicità, di gioia, trovarsi in uno stato, in una dimensione, in una condizione, se preferisci, in cui il cuore danza e tu gli permetti di danzare. Seguire la propria beatitudine. Appunto. Parlami della meditazione. Anche la meditazione rientra tra gli argomenti in cui è stata appiccicata una quantità pazzesca di etichette. Molti pensano che la meditazione consista semplicemente nel sedersi in un luogo silenzioso e cercare di controllare i pensieri. Altri che consista nel mettersi comodi e pensare solo a cose positive. Ma non basta mettersi in una determinata posizione di meditazione per poter dire, oh sì, sto meditando. Cosa sta accadendo in realtà dentro di te? Sono abbastanza calmo, ci sto riuscendo, e altre amenità di questo tipo. So perfettamente di che cosa stai parlando, per via delle esperienze che ho fatto cercando di imparare a meditare. Sono passati 15 minuti, ho contato tutti i respiri. È verissimo, succede proprio così. Dentro di te va avanti questa partita di ping pong, mentre fuori, all'apparenza, quanto è sereno, che uomo, che persona realizzata deve essere per star lì seduta in quella posizione. Cosa ha a che fare la posizione con la meditazione? Per me la vera essenza della meditazione
è l'unione tra la nostra coscienza e il nostro sé. Quando la nostra vera e reale consapevolezza, non le realtà apparenti, ma la vera consapevolezza, incontra il vero sé, la bellezza intima, quello è uno spettacolo da non perdere. C'è stato un momento particolarmente difficile della tua vita in cui la conoscenza di sé ti è stata d'aiuto? La conoscenza ha portato certezza nella mia vita. Momenti difficili, il modo in cui ho cominciato a considerare i momenti difficili della vita è il seguente. Ce ne saranno sempre, verranno e se ne andranno. Ma c'è il respiro che viene e si fa sentire. E cosa ti ricorda? Ti ricorda che sei immortale e che sei immortale. Entrambe le cose. Ti porta la vita e tu esisti. Senza di esso non esisti. Il respiro della vita è dentro di te. Sì. Ascoltarne il ritmo. Ascoltane il ritmo, seguilo e danza. Non importa dove sei, torna al tuo tempio, torna al tuo ritmo. È una realtà semplicissima. Abbiamo un cuore, abbiamo una mente, abbiamo la nostra logica, le nostre idee. Tornare a casa vuol dire tornare al nostro cuore, una casa da cui non si può essere sbattuti fuori, una casa che è una vera casa, che dovunque tu vada in questo mondo ti porti dietro con te. Questa è la vera casa. E in questa casa vi è il ritmo del respiro. In questa casa vi è la realtà dell'esistenza. Non il dolore, non la sofferenza, ma la realtà dell'esistenza. Dove tutto esiste per te e per te soltanto. Essere soli e non sentirsi soli. Questa è la vera casa. E dov'è questa casa? Dentro di te, dentro di te. Questo è il tuo sé. Quello di cui Socrate disse, conosci te stesso. Te stesso. La conoscenza si rivolge verso l'esterno, la conoscenza di sé verso l'interiorità. Una bellissima, bellissima danza, una bellissima relazione che può finalmente dar luogo. La tua vita fa che diventi un recipiente che possa contenere una gioia infinita. Fa che diventi un recipiente che possa contenere l'essenza della vera conoscenza, così da essere in grado di danzare, così da conoscere il valore del respiro. Molti si fanno dei problemi di questo tipo e se me ne dimentico? Non è questo l'importante, sapere come ritornare indietro, questo è importante. Hai fatto centro. È tutto qui. Tutto qui. Sapere ritornare a casa. È la questione dell'essere venuti a mani vuote e non doversene andare a mani vuote. Approfondisci questo punto. È il punto centrale. Perché il cuore ha questo appetito, questa sete da saziare. Il cuore che è stato saziato, la cui coppa è stata riempita di gioia, non se ne andrà a mani vuote da questo mondo. Potrai portartela dietro con te. Vorrei approfondire con te questo argomento, soprattutto per me stesso. Quindi la prima cosa da fare è capire che in me ci sono dei sentimenti che io non avverto. C'è un sentimento di gioia. C'è una pace stupenda dentro di te, da cui tu sei stato distolto. Hai cominciato ad ascoltare così intensamente altre voci che il tuo paradiso interiore è andato perso. Quindi la cosa fondamentale è che esiste questo sentimento in me, ma c'è troppo rumore fuori per poterlo avvertire. E mi rendo conto che la voce più importante della mia vita è quella interiore. Me ne rendo conto
e voglio imparare ad ascoltare. Sì. Che cosa devo fare? Prima di passare al poi, sappi che questa comprensione ti darà esultanza. E questo cosa ti porterà? Che sollievo sarà? Assapora la fondo. Perché sarà proprio cominciando ad apprezzare quella gioia che ti preparerai a quanto verrà dopo. Perché questo è un viaggio verso casa. Questo è un viaggio di ritorno a casa. Qualcosa in me mi porta a desiderare che tu faccia qualcosa, che tu mi dia qualcosa che mi possa sostenere. Non mi succederà tutti i giorni di poter parlare con te personalmente e sento il bisogno di ricevere da te qualcosa che mi aiuti in questo. Ricorda che questa possibilità esiste. Ricorda questo. La possibilità della conoscenza di se stessi. La possibilità della conoscenza di se stessi, la possibilità di essere appagati esiste. Ricorda questo. Lascia che il tuo cuore si avvicini con una sete di appagamento ancora maggiore. Ricorda, io sono un giardiniere e tu mi hai appena visto piantare un seme. Ora la tua domanda è, perché non germoglia? Io so che germoglierà. Deve essere piantato un seme dentro di te. La possibilità di essere appagato deve essere seminata e deve essere nutrita. Quello che stai cercando è sempre stato dentro di te e sempre sarà dentro di te. E adesso lascia che ti chieda, sei pronto per guardarti allo specchio? Sei pronto ad accettare ciò che vedrai nello specchio? Sei pronto a permettere ai tuoi occhi di osservare quell'immagine e al tuo cuore di gioirne? Questa è la realtà della conoscenza di se stessi. Comincia con l'innamorarti di questa possibilità, che esista una conoscenza di se stessi, che esista un cuore, che esista una sete, che esista una grande bellezza dentro di te. Abituati a questa idea e poi lasciati guidare dalla sete come un assetato nel deserto. Poi, quando la tua sete sarà cresciuta e si sarà manifestata, vieni a cercarmi. Io ti posso aiutare e ti aiuterò. Questo è il seme di cui parla, di cui io feci una medaglia nel 1973 con la scritta The Seed You Planted Has Grown, 1998. In italiano significa il seme che tu hai piantato è cresciuto. Io qui di dietro rifaccio la stessa cosa cambiando la data 1973-2020 a questo momento per riconfermare che quel seme ha continuato a crescere. E alla fine della scultura ci arriverò fra qualche giorno.